Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Torna la lista nera del Sole 24 Ore per quanto riguarda la qualità della vita e sembra che Siracusa sia scesa di nuovo nelle zone più basse. Siracusa ancora in fondo alla classifica della qualità della vita, i dati sono del Sole 24 Ore, 8 posizioni perse dal capoluogo rispetto allo scorso anno. A commentare il dato negativo sono i consiglieri del gruppo di opposizione, Salvo Sorbello e Cetti Vinci. Se non ci fosse il secondo posto assoluto nella classifica della quota esportazioni rispetto al PIL, saremmo ultimi in Italia, affermano. I due consiglieri puntano il dito sull'aumento delle tasse che giudicano sconsiderato, ponendo l'accento su quella dei rifiuti, la più alta d'Italia, e sulla mancanza di iniziative concrete a sostegno dell'economia, con inevitabili ripercussioni sul futuro dei giovani. Siracusa ha compiuto una discesa nella classifica per quanto riguarda la vivibilità in Italia. Sole 24 Ore la posiziona in fondo alla lista, lei come rappresentante dello Stato sente che c'è qualcosa in più da fare? Ma i problemi sono obiettivi, però io non mi fermerei più di tanto su queste classifiche perché evidentemente risentono anche di parametri particolari con cui vengono elaborate, quindi a volte basta anche un solo parametro che porta nella classifica 10, 15, 20 posizioni in giù o in su, no? Ecco, sicuramente la città di Siracusa in particolare deve fare passi avanti su tanti fronti, a cominciare da quello dei rifiuti, dei trasporti, delle infrastrutture, della viabilità, della qualità delle infrastrutture scolastiche e così via. Sicuramente su questi punti c'è da andare sempre più avanti. Internazionalizzazione delle imprese. La Camera di Commercio lancia un segnale ai giovani perché i profitti, gli interessi, tutto ciò che riguarda un'azienda lavori anche all'estero. Internazionalizzazione dei profitti e delle imprese, la Confcommercio mette sul tavolo i dati e spinge le giovani imprese a provarci. Il futuro sta anche nel web e nelle merci che viaggiano nel resto del mondo. Cambia l'anima, cambia la struttura delle imprese, negli anni ci si è evoluti e si arriva all'internazionalizzazione dei fatturati, che dovrebbe essere il passo per chi davvero vuole aprirsi al resto del mondo col proprio lavoro. Oggi il mondo è globalizzato, è cambiato. E quindi un'azienda ha la necessità di aumentare il fatturato. Statisticamente tutte le aziende che internazionalizzano, cioè che vanno all'estero, aumentano il proprio fatturato di almeno il 50%. È per questo che Confcommercio Nazionale ha avviato un percorso formativo insieme all'associazione di categoria a livello territoriale per presentare questa guida, la guida internazionalizzare l'impresa. È uno strumento di facile gestione che serve proprio agli imprenditori per approcciarsi ai mercati esteri e proprio l'interesse di Confcommercio è di aiutare le imprese ad essere sempre più internazionalizzate. Qual è il primo passo che un'impresa deve compiere in maniera consapevole per aprirsi al mercato estero? Ma l'approccio deve essere sicuramente un approccio strategico e ragionato, non ci si può improvvisare, non è un'attività che si può fare nei tempi, quando ti avanza del tempo. Bisogna dedicarci delle risorse sia umane che finanziarie, quindi deve essere un approccio ragionato e bisogna attendersi risultati nel medio-lungo periodo, difficile avere risultati subito. Il commissario del Libero Consorzio Arnone a Palermo, ci sono in ballo quei 15 milioni di euro per l'ex provincia per pagare gli arretrati dei dipendenti. Il commissario del Libero Consorzio Giovanni Arnone a Palermo per un incontro con i dirigenti della regione siciliana. L'obiettivo è quello di stringere i tempi e completare l'iter relativo all'erogazione della somma di 15 milioni di euro destinati all'ex provincia per pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti dell'ente e a quelli della partecipata Siracusa Risorse. È una lotta contro il tempo quella ingaggiata dalla regione che dopo la pubblicazione del decreto avvenuta giovedì deve recepire la documentazione sullo stato degli enti pubblici interessati all'erogazione dei fondi per poter materializzare
ministerialmente trasferire la somma necessaria alla tesoreria provinciale. Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori abbiamo ottenuto una proroga alla chiusura della cassa regionale dal 13 al 19 dicembre, afferma il deputato regionale Vincenzo Vinciullo. La situazione dei dipendenti del Libero Consorzio si interseca in queste ore con quella dei precari dell'ente e quella dei forestali, per i quali sono pronti i mandati di pagamento degli stipendi di ottobre e novembre. Stiamo facendo di tutto, aggiunge Vinciullo, perché anche i lavoratori Asacom possano ottenere gli stipendi arretrati addirittura del 2014. La situazione quindi rimane sempre incerta per i dipendenti dell'ex provincia e per quelli di Siracusa Risorse. Questi ultimi si dicono pronti a tornare a protestare in maniera clamorosa, come è stato fatto fino alla scorsa settimana. La commissione comunale di vigilanza è pronta a dare un'occhiata a come sta il teatro comunale di Siracusa, il sopralluogo, mercoledì. La Commissione Comunale di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli farà ingresso mercoledì mattina al Teatro Comunale per eseguire un sopralluogo. Della Commissione fanno parte i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, il responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica, un esperto in elettrotecnica, uno in acustica, le organizzazioni sindacali ed altre di categoria. Eseguiranno una verifica sullo stato dei luoghi per il rilascio del parere di competenza sulle condizioni di solidità, sicurezza e di igiene dei locali. L'occasione è data da un evento di beneficenza previsto a breve termine che segna una delle tappe di avvicinamento all'inaugurazione ufficiale. Da diverse settimane all'interno del Teatro Massimo sono all'opera squadre di tecnici per eseguire tutte quelle opere che sono necessarie al completamento della struttura. Un intervento che è stato possibile con il contributo di 6 aziende private che hanno raccolto la proposta dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. La riapertura del Teatro Comunale sta a cuore a tutti i siracusani, dice Valentino De Jesu, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, che proprio al Teatro Comunale vorrebbero festeggiare il 90° anniversario della loro fondazione a Siracusa. Ma l'appuntamento più importante sarà quello della riapertura dei battenti del Teatro Massimo. In tal senso il vice sindaco Francesco Italia ha ribadito che con l'intervento delle ditte private è possibile oggi prevedere la riapertura del Teatro Comunale nella prossima primavera, in coincidenza con l'avvio delle cerimonie di festeggiamento per i 2750 anni dalla fondazione della città di Siracusa. Parliamo dell'IAS, il depuratore consortile. Adesso si tratta davvero di correre contro il tempo, infatti la convenzione tra la Regione e l'IAS per la gestione scade tra poco, il 31 dicembre. È una corsa contro il tempo, quella che inizia domani per la politica regionale chiamata a mettere una pezza alla situazione legata al ritardo nel rilascio della proroga all'IAS di Priolo. Infatti scade il 31 dicembre la convenzione tra la Regione Siciliana e l'IAS per la gestione del depuratore consortile, nel quale sono trattati i reflui della chimica e della raffinazione della zona industriale, oltre a quelli fognari dei comuni di Priolo, Melilli e in parte anche quelli di Siracusa. A pochi giorni dalla scadenza tutto è fermo. Una situazione grave che diventa paradossale se si pensa che rimane un mistero il fatto che la presidente Maria Grazia Brandara, commissario dell'IRSAP, non sia ancora insediata nella carica di presidente dell'IAS, malgrado sia trascorso oltre un mese dalla sua elezione. Ho convocato la presidente Brandara in audizione, dice il presidente della commissione regionale al bilancio Vincenzo Vinciullo. La situazione dell'IAS è molto delicata perché siamo alla fine della nuova proroga della convenzione e occorre che la società sia immediatamente operativa e rappresentata dal suo presidente. È necessario procedere in tempi ristretti alla proroga, altrimenti dal 1 gennaio la situazione dell'IAS non solo sarebbe delicata, ma si farebbe drammatica per ciò che comporta in termini ambientali. A lanciare un appello perché si faccia presto è anche il sindaco di Melilli, Pippo Cannata, il quale ammette che l'IAS ha bisogno di accorgimenti di interventi di ammodernamento degli impianti e quindi di investimenti. Solidarietà e legalità. La Guardia di Finanza sequestra scarpe e quant'altro, abbigliamento contraffatto, però vanno donati questa volta, dietro autorizzazione del Tribunale, agli enti caritatevoli. Scarpe sequestrate alla Guardia di Finanza e donate agli ospiti del Cenacolo di Solarino, alla Caritas e alla Chiesa del Pantheon, migranti, minori e indigenti che riceveranno così un regalo natalizio in anticipo e un forte segnale di solidarietà. Un po' tutti gli uomini della finanza per questa attenzione che hanno verso le persone più povere, più bisognose che vivono nel nostro territorio, in particolare vogliono insomma, dare questi beni
alla comunità tenuta dalle suore del Cenacolo a Solarino, che accoglie tanti immigrati. Quindi c'è da congratularsi con chi ha pensato l'iniziativa e c'è da aprire sempre di più il nostro cuore alla solidarietà. Un fine piuttosto sociale e importante. Sì, un evento di solidarietà che ormai stiamo portando avanti da qualche anno. Questo a conferma della sistematicità e della costanza che vogliamo dare nel tempo, anche quello è l'esito della nostra attività operativa. La merce contraffatta, anziché distruggerla, grazie alla collaborazione della Procura che ne autorizza la distribuzione, poterla dare a quei centri che sul territorio fanno un'attività sociale molto importante. Da qualche anno riusciamo a gestirla anche nell'ambito dei festeggiamenti di Santa Lucia e oggi, anche con l'apposizione di questa targa commemorativa, fondiamo i due eventi, l'evento religioso con l'evento di solidarietà. Apriamo con la vicenda dell'omicidio di Alessio Boscarino. Ricordate, il 4 dicembre a Priolo compariranno nelle prossime ore davanti al GIP i due fratelli De Simone, accusati di aver avuto un ruolo attivo proprio in quell'omicidio. Una lite davanti al chiosco di San Focà, poi la vendetta. Si è consumato nel giro di un'ora il dramma di Alessio Boscarino, il 24enne priolese ucciso mezz'ora dopo la mezzanotte del 4 dicembre ai giardinetti di Via Tasso. La ricostruzione delle fasi precedenti all'agguato è stata fatta dai poliziotti della squadra mobile con quelli del commissariato di Priolo ed è proprio nei locali del commissariato che si sono costituiti i fratelli Cristian e Roberto De Simone, che erano sfuggiti alla cattura, ritenuti coinvolti nell'omicidio Boscarino, alla stessa stregua di Davide Greco, che si trova detenuto nel carcere di Cavadonna dal giorno successivo all'omicidio. Sui due fratelli pende una misura cautelare in carcere emessa dalla GIP del Tribunale Giuseppe Tripi. A stringere il cerchio attorno ai due De Simone sono stati gli investigatori che hanno visionato le immagini della videosorveglianza, oltre a raccogliere indizi e descrizioni somatiche del vestiario da parte dei testimoni dell'agguato. Secondo la ricostruzione degli investigatori che hanno eseguito le indagini con il coordinamento del PM brianese, la vicenda inizia intorno alle 23 di sabato 3 dicembre, quando la vittima e i due De Simone avrebbero avuto una lite per antichi contrasti. Boscarino si sarebbe diretto subito dopo a casa per uscirne poco dopo. Insieme con gli amici si trovava ai giardinetti di Via Tasso quando sono arrivate tre persone che lo hanno raggiunto. Boscarino, intuendo che fosse lui il bersaglio, ha provato a scappare. 5 colpi esplosi al suo indirizzo, 3 dei quali lo hanno raggiunto. Uno solo però è stato il colpo letale, al culmine di un agguato nel quale, nell'intenzione degli esecutori, Boscarino non avrebbe dovuto avere scampo. Nelle prossime ore i due De Simone compariranno davanti al GIP per sottoporsi a interrogatori di garanzia. E proprio sulla vicenda, sulla costituzione dei due fratelli De Simone, abbiamo ascoltato il dirigente del commissariato di Priolo e il vice dirigente della mobile. Un altro omicidio che è stato risolto nel giro di poche ore, adesso con la costituzione dei due che si presume essere gli autori. Sì, ancora un omicidio a distanza di pochi giorni che ha sullo sfondo il traffico di sostanze stupefacenti, a conferma che questo è in questo momento uno dei settori sicuramente da attenzionare maggiormente per quanto riguarda la criminalità organizzata e non. Dottore D'Amore, la conoscenza del territorio ma anche le immagini della videosorveglianza vi hanno aiutato parecchio. Sicuramente le immagini e la videosorveglianza, però la conoscenza del territorio è fondamentale, perché attraverso una buona conoscenza del territorio e delle persone che vi vivono si può risalire attraverso le immagini, come dicevo, tenendo conto delle movenze, tenendo conto dell'abbigliamento ed identificare chi sono i soggetti che erano presenti in quei luoghi, per cui è fondamentale la conoscenza del territorio. Si parla di questi due fratelli e di una famiglia che era in contrasto con la vittima. Sicuramente c'erano stati degli contrasti pregressi tra la famiglia e questo ragazzo, che poi insomma sono degenerati appunto in questo evento omicidiario. Cambiamo argomento, parliamo di fede. Con la traslazione del simulacro si entra ormai nel vivo dei festeggiamenti per la patrona di Siracusa.
Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Oggi è la vigilia della festa più attesa dai siracusani. Il programma è molto intenso, anche nei diversi eventi collaterali, frutto di collaborazioni spontanee. Da anni la festa di Santa Lucia ha una sua sobrietà e si basa sulle collaborazioni. Nel programma ci sono diversi appuntamenti con la Società Siracusana di Storia Patria, l'Avis, che si occupa di testimonianza nell'Africa, l'Istituto Federico II, che prepara la cucia. Dopo la cerimonia della consegna delle chiavi al maestro di cappella, con l'apertura della nicchia che custodisce il simulacro, questa mattina si è svolta la traslazione del simulacro di Santa Lucia dalla cappella all'altare maggiore. Alle 19 i vespri officiati da Monsignor Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Siracusa, con l'offerta della cera da parte del sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo. Tra gli eventi collaterali, giovedì 17 dicembre alle 18:30 nel tempietto del sepolcro di Santa Lucia, incontro su profughi e misericordia, testimonianza dal Sudan, in collaborazione con l'Avis. Dalle 14 alle 19 dicembre sarà possibile visitare la catacomba di Santa Lucia anche in orario serale, con visite alle 20:30 e alle 21:30 abbinate ad una spiegazione delle notizie storiche, artistiche e religiose del simulacro. Domani, come sempre, la diretta di Tris a partire dalle 15 per l'intera giornata. Vertenza Comes, si è giunti ad un accordo tra sindacato e aziende, ma la CISL da questo accordo prende le distanze. Vediamo perché. Consiglio generale regionale della FIM CISL, questa mattina per discutere le vertenze aperte sul fronte metalmeccanico nella zona industriale, la scorsa settimana firmato l'accordo per la vicenda Comes, un accordo incompleto però, secondo il segretario provinciale Roberto Getulio. C'è in atto una delle vertenze più importanti della storia e mi riferisco alla vertenza Comes in particolare, dove da 3 mesi cerchiamo di tutelare 156 lavoratori e quindi 156 padri di famiglia che sono stati messi alla porta e che abbiamo cercato in tutti i modi di stabilizzarli tutti. Purtroppo in questi giorni si è consumato una rottura di intenti perché avevamo sottoscritto un accordo giorno 21 novembre che dava garanzia a tutti i 156, ma a distanza di qualche giorno i miei colleghi purtroppo hanno ritenuto più opportuno firmare un accordo che andava a tutelare 75 dei 156 lavoratori. Questo noi l'abbiamo rigettato con forza, la FIM CISL l'ha rigettato con forza, perché noi siamo per tutelare tutti i lavoratori e per dare quella dignità a tutti i lavoratori. Non riteniamo giusto che si debba spaccare così un gruppo di lavoratori di, ripeto, 156, creare 75, addirittura questi 75 andranno a perdere sia parte dei livelli di professionali che hanno maturato in questi 30 anni di attività, andranno a perdere il super minimo che non è altro che le qualifiche che hanno maturato negli anni e gli altri lavoratori praticamente verranno assunti forse entro 8 mesi in alcune fermate senza integrativo provinciale, senza livelli di qualifica e senza nessuna tutela. Faremo di calcio adesso una coda avvelenata nel dopo derby. Il Catania infatti non ha accettato il verdetto sul campo e denuncia un clima di tensione e di provocazione che avrebbe subito dai calciatori poco prima dell'inizio della partita. Il derby tra Siracusa e Catania prosegue fuori dal rettangolo di gioco, ma questa volta non sono protagonisti i calciatori, quanto i dirigenti di entrambe le società. A surriscaldare l'ambiente ci ha pensato il direttore generale del Catania, Pietro Lomonaco, il quale ha accusato la dirigenza azzurra di non aver vigilato a sufficienza a proposito del confronto a muso duro tra un gruppetto di tifosi e alcuni calciatori del Catania prima del derby. Lomonaco ha riferito l'episodio ai poliziotti della Digos che si trovavano nello stadio, aggiungendo che il pullman che accompagnava la squadra era stato preso di mira nel tragitto che lo conduceva allo stadio. Insomma, il Catania Calcio mette il dito nella piaga e accusa tutto e tutti di aver provocato artatamente un clima di intimidazione, condizionando gli stessi calciatori rossazzurri. Dal canto suo, il presidente del Siracusa, Gaetano Cutrufo, ha replicato sostenendo che quelle di Lomonaco non sono altro che delle illazioni tutte volte a coprire la sconfitta maturata in campo. Anzi, Cutrufo punta il dito contro Lomonaco, accusandolo di aver provocato lui un clima di alta tensione.
Quali saranno le ripercussioni di queste accuse e controaccuse lo sapremo a breve quando la Lega prenderà visione del caso. La recidiva in tal senso non depone a favore della società del Siracusa, sta adesso comprendere fino a che punto si sia spinta la denuncia della dirigenza del Catania. La coda avvelenata non ci voleva proprio per un derby atteso da 24 anni e che ha sancito, volente o nolente, la vittoria in campo del Siracusa. Fin qui il verdetto, il resto è sub iudice. Bene, per noi è tutto, era l'ultimo servizio, il TG si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.